Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. E se desideri sostenere la mia attività di divulgazione, puoi cliccare il pulsante Grazie presente sotto il video. Abbiamo voluto accennare a qualche cosa che si muove, a qualche cosa di nuovo che sta sorgendo, ad una realtà ora dietro le quinte, che noi dobbiamo interpretare e far manifestare se veramente desideriamo cooperare al progresso della collettività verso lo stabilimento qui in terra del tempio simbolico. Progresso che necessariamente dovrà essere basato su nuovi rapporti, su nuove idee, con una umanità dinamica, lanciata verso l'avvenire, non fossilizzata verso un passato necessariamente agonizzante e destinato domani a morire certamente. Se ricerca, divulgazione culturale ed azione politica sono gli elementi di realizzazione profani, i gruppi esoterici, i massoni, debbono costituire il naturale centro di idee forza, di idee trasformatrici. Alla base di tutto ciò la visione dell'uomo, non numero, non pedina di giochi più grandi di lui, non pecora nel gregge, non polvere che deve tornare polvere, ma essere proteso alla conquista di se stesso, dei suoi diritti divini, dire quasi signore del mondo e non schiavo di esso, condizionato da mille desideri, da mille fattori divaganti, condizionato ad arte da una civiltà meccanica e tecnologica di cui deve essere il padrone. E questo chi meglio di noi potrà realizzare? Chi meglio di coloro che, dopo essere morti al mondo profano, dopo aver vissuto nel nero più nero del nero, nel gabinetto di meditazione, sono entrati dalla porta d'Occidente per vedere la luce. Sono morti e sono maestri di vita e di saggezza. Così la storia di come le tribù acquisirono lo stato di nazioni attraverso l'aggressione, la guerra e la conquista è stato considerato il giusto metodo attraverso cui si è realizzato il successo dell'uomo. Le varie branche della scienza sono state anch'esse presentate come fossero conquiste di territori ed acclamate come vittorie. Ma ormai sopraggiunge l'età del segno della sintesi, del ritorno all'unità, del senso del gruppo, della collettività, dell'inclusività, della comprensione. L'inaugurarsi dell'era dell'acquario stimola nell'uomo lo spirito di universalità e la tendenza alla fusione. Lo si può scorgere nel crescente bisogno di sintesi che attualmente appare nel mondo degli affari, della religione e della politica. Questo bisogno di sintesi causa la ricerca dell'unione e, tra l'altro, della comprensione religiosa e della tolleranza. Il vero e il falso acquisteranno rilievo nella coscienza degli uomini. Le scelte conseguenti porranno le fondazioni di un ordine nuovo e quindi verrà alla luce la religione dell'amore e della fratellanza. E allora la coscienza di gruppo e il desiderio del bene del gruppo saranno dominati. L'odio e la separatività verranno meno e gli uomini troveranno una vera unione. L'idea dell'autorità, derivata dallo spirito individualistico, ha informato i pesci. Ne è derivata l'imposizione delle varie forme di paternalismo, politico, educativo, sociale e religioso. Sia esso il paternalismo benevolo delle classi privilegiate rivolto a migliorare le condizioni dei dipendenti, o quello delle chiese, delle religioni, che si è espresso come autorità ecclesiastica, o quello dei sistemi di istruzione. La nuova nota dominante è lo spirito di gruppo e le sue espressioni principali saranno il ritmo, lo scopo e l'azione rituale di gruppo.
Nei movimenti contestatari attuali, ogni autorità è riposta nell'assemblea, cioè nel gruppo. L'idea di valore annesso alla sofferenza è stato un insegnamento che ha informato tutta l'era dei pesci. È stato impartito con lo scopo di esaltare la parte spirituale in noi in modo da contemperare la spinta all'individualismo che poteva degenerare, che poi è avvenuto, a considerare tutto in chiave materialistica. Quindi ricerca della comprensione, del distacco dalla vita della forma, dando risalto alla virtù del dolore e al valore formativo della sofferenza. Ma la comprensione limitata ha portato all'esagerazione dell'atteggiamento umano dell'epoca recente, che è diventata un'aspettativa penosa e timorosa nella tenue speranza che qualche compenso, di solito in forma materiale piacevole, come il paradiso delle varie religioni, possa intervenire dopo la morte e ripagare ciò che si è sofferto nella vita. I popoli si macerano nella miseria e nell'infelice acquiescenza psicologica della pena. La luce chiara dell'amore deve spazzare via tutto questo e la gioia sarà la nota distintiva dell'età nuova. Verrà superata la concezione separativa che scindeva nettamente la vita nel mondo dalla vita interiore. Il materiale con lo spirituale. La vita sarà considerata come un tutto globale, nelle sue diverse funzioni, nei suoi diversi aspetti. Ciò che verrà ricercato è l'armonia della conoscenza e della fede, l'armonia dell'amore e della potenza, l'armonia della passività di un'anima immersa nella calma trascendente e dell'attività incessante della manifestazione divina. Nei pesci ha dominato l'ideale del sacrificio, chiaramente collegato al precedente della sofferenza, il cui più significativo emblema fu, per gli iniziati, la crocifissione, mentre per l'umanità progredita ciò si tradusse nella filantropia e nei meno evoluti questo movente si espresse nella gentilezza di animo. Nell'acquario i futuri iniziati assorbiranno nella coscienza il concetto di sacrificio di gruppo come atto di servizio spirituale che si esprimerà come fratellanza nel resto dell'umanità. Informatrici dei tempi passati furono le grandi religioni idealistiche, con le loro visioni e le loro ristrettezze mentali, pur opportune per proteggere le coscienze limitate. Domani, lo sviluppo delle coscienze permetterà la comprensione scientifica del proposito divino. Questo favorirà la futura sintesi delle religioni. L'età dei pesci è stata soprattutto quella della produzione materiale e dell'espansione dei commerci, dell'abilità di vendere i prodotti dell'ingegno umano e il pubblico in genere è stato educato a credere che queste cose siano indispensabili per la felicità. L'antica semplicità e i veri valori sono calati temporaneamente in secondo piano. L'amore del possesso e la presa aggressiva di ciò che si desidera si sono dimostrati molto inclusivi ed hanno distinto la condotta non solo degli individui, ma delle nazioni, delle razze intere. Aggredire per avere è stata la caratteristica della civiltà umana negli ultimi 1500 anni. Nel futuro ordine mondiale dell'acquario, il singolo, con deliberazione spontanea e in piena coscienza, subordinerà la propria persona al bene del tutto. L'uomo tipico dell'epoca dei pesci è un idealista in un particolare settore dello sviluppo umano. Quello dell'acquario afferrerà i nuovi ideali e le idee affioranti e, con azione di gruppo, li materializzerà. Nell'epoca dei pesci,
l'idealità e la vita fisica erano due espressioni umane distinte. Sovente erano molto divergenti e solo di rado si fondevano assieme. L'uomo dell'acquario invece manifesterà i suoi ideali. Ciò finirà per provocare una sintesi del comportamento e un'espressione dei valori veri delle realtà spirituali. Nella coscienza dell'umanità vi è ora una tendenza che sospinge a fondere il singolo con il tutto senza che questi perda con ciò il senso della propria individualità. Come durante l'era dei pesci si è sviluppata nell'umanità una responsabilità collettiva alla conoscenza e al principio dell'intelligenza, così nell'era dell'acquario verrà evocata una risposta collettiva per i retti rapporti umani. La nota caratteristica della coscienza di massa sarà la buona volontà manifestata. Nei pesci, lo sviluppo della coscienza individuale ha portato ad alimentare gli istinti separativi, religioni dogmatiche, accuratezza scientifica basata sui fatti, scuole di pensiero irte di barriere dottrinali, di esclusivismo, culto della patria, eccetera. I nuovi influssi cosmici spianeranno la via a riconoscere le visioni più ampie che si paleseranno nella nuova religione mondiale, basata sull'unità, senza uniformità. Inoltre favoriranno il sorgere di quella particolare tecnica scientifica che mostrerà la luce universale velata e racchiusa in tutte le forme, e di quello specifico internazionalismo che si esprimerà come fratellanza pratica, pace e buona volontà tra i popoli. La potente energia dominante nel segno dell'acquario, il portatore d'acqua, segno vivente ed emotivo, stimolerà il corpo emozionale degli uomini, sospingendolo verso una nuova integrazione, verso la fratellanza umana, che non terrà alcun conto delle differenze razziali e nazionali, e porterà la vita degli uomini all'unità ed alla sintesi. Ciò implica un grande afflusso di vita unificatrice di una potenza straordinaria che fonderà lentamente ma sicuramente tutta l'umana famiglia in una perfetta fratellanza. A presto con la quarta parte.